Come si possono creare delle miniature personalizzate per YouTube e poi caricarle all'interno del proprio canale? Lo vediamo proprio in questo video 100% pratica. E mi raccomando, iscriviti al canale per ricevere ogni settimana il nuovo video. Le miniature sono delle immagini che servono a catturare l'attenzione e a fornire un'anteprima del tuo video in qualsiasi posto del web in cui tu voglia caricare il video, che sia su YouTube nei risultati oppure anche all'interno di un sito web. Andiamo a vedere cosa ci dice direttamente il supporto di YouTube a riguardo delle miniature. Infatti, in questa pagina dedicata, che metto il link in descrizione, possiamo vedere innanzitutto che per poter mettere le miniature personalizzate nei propri video bisogna avere un account verificato e avere una buona reputazione. Dopodiché le impostazioni che consigliano sono un 1280x720 e una risoluzione di 16 noni. Ma adesso andiamo nella pratica a vedere come creare una miniatura e come caricarla all'interno del proprio canale. Per poter creare una miniatura personalizzata senza dover utilizzare Photoshop, Affinity Photo e altri programmi come magari anche GIMP, che sono un po' più complessi da utilizzare, possiamo avvalerci del sito canva.com, che di recente ha introdotto anche una nuova funzione che si può andare, basta loggarsi innanzitutto con il proprio account e poi cliccare su More. Qui viene presentata una serie di template già pronti e se noi scorriamo e andiamo sotto Social Media e Email Headers possiamo trovare YouTube Thumbnail, che è esattamente il template che ci interessa a noi. Quindi noi clicchiamo, ci apre una nuova scheda dove possiamo iniziare in pochissimi clic a creare la nostra miniatura personalizzata. Come puoi vedere, qua sulla sinistra abbiamo una serie di layout che sono in poche parole delle impostazioni di default a cui possiamo prenderci ispirazione, e se noi ci passiamo sopra vediamo che c'è un simboletto del dollaro che ci indica le miniature, o meglio le foto che sono i template che sono a pagamento. Quindi se noi utilizziamo per esempio questo qua, basta un trascinamento completo, sappiamo che quando andremo a scaricare l'immagine completa della nostra miniatura dovremmo pagare. Dato che noi vogliamo fare tutto gratuitamente, adesso io posso anche cancellare questo template, ecco qua, e basta che andiamo a selezionare quelle con la scritta free, che possiamo vedere qua. Quindi la prima scelta che hai a disposizione è scegli un template e dopo lavorarci già con una base, se ne trovi qualcuno di gratuito o anche a pagamento, perché dipende da quello che vuoi fare te. Comunque puoi usare già una base, oppure possiamo andare a crearci noi una miniatura completamente personalizzata. Cosa possiamo fare? Possiamo andare a prendere un'istantanea del nostro video e caricarla come immagine, oppure possiamo andare a prendere anche delle immagini gratuite e caricarle all'interno di Canva, oppure utilizzare le immagini che ci dà Canva direttamente. Facciamo un esempio con quello che ci offre Canva. Possiamo andare su background, selezionare un background che ci interessa, esempio questo qui, aggiunge del testo, per esempio questo. Quando noi abbiamo un testo possiamo molto semplicemente cambiare il font, scegliere quello che più ci aggrada tra tutti quelli presenti, per esempio fa un esempio questo e scrivi
titolo, sto facendo un esempio ovviamente, la grandezza del font, possiamo aumentarlo come anche diminuire il tutto. Cambiare il colore, scegliendo quello che più ci aggrada. E poi, quando abbiamo trovato quello che ci piace di più, possiamo semplicemente, vedi, ruotare il titolo. E trasportarlo dove vogliamo noi. Possiamo aggiungere degli elementi anche, come una bottiglia, dipende ovviamente dallo stile che vogliamo dargli alla miniatura. Possiamo anche cercare all'interno di Canva delle immagini, per esempio vogliamo un'immagine di una ragazza, possiamo scrivere girl in inglese, ci trova delle immagini, questa qui è gratuita, la possiamo mettere all'interno, la centriamo, la trasciniamo, gli facciamo prendere la dimensione dell'intera miniatura e abbiamo già una base su cui lavorare. Poi, in questo caso, che ho aggiunto degli elementi in più, voglio che l'immagine di questa ragazza vada in background. Come posso fare una cosa del genere? Molto semplicemente, basta che clicco su back ed ecco qua che l'ho portata in secondo piano. Qua, per esempio, questa qui che voglio cancellare, quindi clicco qui e cancello. Dopodiché voglio magari modificare leggermente, innanzitutto sposto qua, metto il titolo, posso anche impostare un po' di parametri per il testo. Posso insomma giocare un po' con le funzioni per scegliere quello che più mi aggrada. Per esempio qui sarebbe bello aumentare un pochino. Quindi quando succede così basta spostare per ritornare tutto come era prima. Si trascina dove si vuole. Si può anche spostare l'immagine di sfondo. E quando abbiamo trovato l'impostazione che più ci aggrada, possiamo cliccare su download png e dire semplicemente dove vogliamo salvare l'immagine per poi caricarla. La salviamo ed è pronta per essere caricata all'interno del nostro canale. Adesso io sono dentro al mio canale e ti mostrerò come si aggiunge una miniatura. Andiamo all'interno del video, clicchiamo su modifica. Come vedi qua l'ho già impostata, ma basta semplicemente che clicchi qui, cambia immagine. Quando non c'è ci sarà la scritta dove si capisce benissimo da poter inserire una miniatura personalizzata. Si clicca, si seleziona l'immagine che si vuole, in questo caso sarebbe questa. Dopodiché si clicca su apri e YouTube caricherà l'immagine e te la mostrerà qua. Quando l'hai caricata, clicchi su salva modifiche e il gioco è fatto. Se poi vuoi creare handcard gratuitamente senza nessun programma come Photoshop, Affinity Photo, Gimp, ma direttamente online, clicca qui e potrai accedere al video tutorial che ho creato apposta per te. Adesso fammi sapere quali argomenti vuoi approfondire. Il mio unico intento è quello di aiutarti a far crescere il tuo business grazie ai video. Quindi commenta qui sotto e dimmi gli argomenti che ti interessano di più, in cui vuoi un approfondimento maggiore.